Quando l'umanità rischia la propria esistenza in una guerra contro una feroce alleanza aliena, la salvezza è rappresentata dal soldato più potente che si sia mai visto, Master Chief. Quest'oggi parliamo di Halo. Benvenuti in My Generation, la rubrica in cui ricordare i grandi videogiochi che hanno fatto la storia. Halo Combat Evolved è ricordato ancora oggi per essere stata la prima vera killer application di Xbox, la nuova console lanciata da Microsoft alle porte del 2001. L'IP creata da Bungie segnò un'enorme evoluzione nel proprio genere, con una serie di feature che fissarono standard inediti nel panorama degli sparatutto in prima persona. Un vero e proprio spartiacque dello shooter moderno su console. Da quel titolo nacque un franchise immortale fatto di libri, lungometraggi, tornei e-sport che resero Master Chief il volto di Microsoft nel gaming mondiale. E pensare che inizialmente Halo era progettato addirittura per Macintosh. Per comprendere le circostanze dietro il complicato sviluppo di Halo, dobbiamo tornare al 1997, periodo in cui lo studio Bungie stava crescendo all'interno dell'industria e si apprestava al salto di qualità. Dopo il successo di Marathon su Mac, venne aperto un secondo studio in California per lavorare sulla nuova IP Oni, mentre la sede centrale di Chicago sviluppava lo strategico Myth the Fallen Lords. In quel periodo Halo era sotto la cura di un minuscolo team capitanato dal cofondatore di Bungie, Jason Jones. Il nome in codice del progetto era Blem e inizialmente fu pensato come un banco di prova per un nuovo strategico in tempo reale sulla falsariga di Myth. Dovettero passare 2 anni per alzare i ritmi lavorativi e verso la metà del 99 Bungie era pronta a mostrare Blem, cosa che successe in alcuni incontri a porte chiuse con la stampa specializzata. Nonostante la segretezza, fuoriuscirono alcuni leak sulla nuova produzione ed attraverso un sito dedicato a Myth 2 venne reso noto il nome ufficiale del gioco, Halo. La presentazione vera e propria arrivò però il 21 luglio al Macworld di New York, dove un attento Steve Jobs chiamò sul palco Jason Jones per mostrare Halo al mondo. La stampa specializzata rimase elettrizzata dal gioco, accompagnato dalle note del tema musicale che sarebbe presto entrato nel cuore dei fan. Ma è doveroso fare alcune precisazioni. Nella demo mostrata era possibile vedere personaggi, mezzi umani e alieni e ambientazioni tecnicamente impressionanti per il periodo. Tuttavia, il filmato era da intendersi più come una cinematica e gli stessi giornalisti americani, non potendone assaggiare il gameplay, definirono Halo come un action adventure in terza persona. In poche parole, eravamo ancora molto lontani dall'esclusiva Microsoft che oggi tutti conosciamo, senza dimenticare che in quel periodo era ancora un titolo che avrebbe visto la luce su computer Apple. Alle porte del nuovo millennio, Bungie aveva in lavorazione Oni e Halo, mentre il primo era in uno stato avanzato dei lavori, stampa e fan chiedevano solo informazioni sul titolo mostrato al Macworld. Il gioco però era ancora in una fase embrionale e la demo mostrata sul palco con Steve Jobs l'anno prima era tutto ciò che Jones aveva in mano. Nel frattempo, alla GDC di marzo, Microsoft annunciò ufficialmente Xbox e Bungie era interessata enormemente alla nuova piattaforma. Si scoprì infatti che c'erano stati alcuni contatti verso gennaio ed una testata tedesca riportò l'indiscrezione che vedeva Halo approdare sulla console della casa di Redmond. In attesa di capire se i rumor fossero veritieri, arrivarono degli aggiornamenti nel mese di maggio, durante le 3 del 2000. Con un trailer di 9 minuti, il dettaglio tecnico visto al Macworld venne addirittura superato e, per la prima volta, il mondo vide il personaggio passato alla storia con il nome di Master Chief. Anche in questo caso, però, il filmato non mostrava nessun tipo di gameplay. Jones e soci non avevano formalmente deciso che tipo di telecamera utilizzare e solo in seguito avrebbero virato su una visuale in prima persona. Il 19 giugno le voci di corridoio trovarono poi conferma. Microsoft acquisiva ufficialmente Bungie con una cifra di 30 milioni di dollari ed Halo diventava di fatto l'esclusiva di punta della futura Xbox. I possessori del Mac protestarono parecchio, ma le lamentele maggiori arrivarono da Steve Jobs in persona, che riuscì comunque a strappare un accordo per portare Halo ed altri titoli sulla sua piattaforma. Bungie, dal canto suo, aveva bisogno di stabilità economica, dato che Myth 2 non aveva portato gli introiti sperati. I problemi per Jones e soci non erano però finiti.
Halo non era ancora un titolo completo ed il passaggio su Xbox allungò pericolosamente i tempi di sviluppo. Per alleggerire la tensione venne creata una pubblicità ad hoc con toni scanzonati, che riprendeva uno spot della birra Budweiser molto celebre in quel periodo. I protagonisti in questo caso erano dei marine ricreati col motore di gioco, doppiati con la telefonata già sentita nel commercial della bevanda. Smorzare i toni fu una strategia di Bungie per dissipare le voci che volevano lo sviluppo alla deriva, tra il cambio di piattaforma e la burocrazia dietro l'acquisizione. I mesi passarono ed arrivò il GameStock del 2001. Halo non si mostrava dalle 3 dell'anno precedente ed aveva saltato altri appuntamenti legati a Microsoft. All'evento, finalmente, fu mostrato del vero gameplay ed il focus incentrato sulla telecamera in prima persona per le sessioni di shooting, con un cambio di prospettiva durante le fasi a bordo dei veicoli. Il pubblico reagì molto bene e fece lo stesso anche alle tre successivo, in cui vennero mostrate altre sequenze di gameplay, in contemporanea con l'annuncio del prezzo di Xbox. I mesi successivi furono il cosiddetto periodo di crunch, in cui Bungie dovette stringere i denti per portare a termine lo sviluppo, fra problemi di ottimizzazione, bilanciamento delle armi e comparto multiplayer, che fino all'ultimo rischiò di non essere inserito. Alla fine, il 24 ottobre del 2001, il gioco fu completato ed andò in produzione. Quando arrivò, Halo Combat Evolved venne accolto con grandi elogi da stampa specializzata e pubblico. Si registrarono numerosi perfect score ed Xbox si presentò sul mercato con una killer application forte e carismatica. Bungie era riuscita a raccogliere il testimone di GoldenEye e Perfect Dark, portando il genere FPS su console ad un nuovo livello. Le innovazioni apportate all'avventura di Master Chief erano innumerevoli. In primis, la cura riposta nelle armi, che presentavano un bilanciamento inedito per l'epoca. Nella tradizione del genere, il senso di progressione passava anche dall'inventario, con gli strumenti più deboli posizionati all'inizio della campagna, per poi progressivamente aumentare in numero e danno lungo l'avventura. In Halo era l'esatto opposto: ogni arma aveva un ruolo specifico ed era adatta a certi tipi di nemici. Ad esempio, il primo fucile in dotazione si dimostrava un ottimo compagno anche nelle fasi avanzate. Inoltre, l'inventario limitato a due sole armi imponeva di fare scelte strategiche e rapide direttamente sul campo di battaglia. Un altro elemento innovativo fu l'intelligenza artificiale. I soldati alleati avevano comportamenti logici e disciplinati. Ad esempio, supportavano il protagonista, prendevano posizione in battaglia per avere una linea di tiro pulita e montavano su un mezzo di locomozione se il giocatore si lanciava alla guida. Il fiore all'occhiello era però rappresentato dai nemici, dotati di routine diversificate a seconda della tipologia. Ne sono il perfetto emblema i minuti Grunt, che fuggivano in preda al panico se privati dei compagni più potenti. A questa cura del dettaglio si deve aggiungere un design ispirato e innovativo, figlio delle precedenti idee avute da Bungie durante lo sviluppo. Ecco quindi un alternarsi di aree più aperte ed altre più ristrette, in cui massacrare ondate di alieni con tutti i mezzi possibili. Halo fu insomma un faro per il mondo del videogioco, con tutta una serie di piccole accortezze che vennero ereditate dal gaming moderno. Dal numero dei proiettili nel caricatore mostrati direttamente sull'arma a tasti dedicati per l'attacco corpo a corpo e granate. Infine, lo scudo autorigenerante dello Spartan diede l'input per la ricarica automatica dell'energia vitale che avrebbe caratterizzato quasi tutti i futuri first person shooter. Inoltre, come il suo predecessore Perfect Dark, Halo permetteva di poter giocare la campagna in co-op con un amico umano. Non stupisce quindi che Combat Evolved venne accolto con una serie molto vasta di elogi ed una mole di vendite che diede il via all'era di Microsoft nel mondo del gaming. Senza dimenticare che la figura di Master Chief fu ampliata grazie ad un romanzo prequel delle vicende del gioco. Il senso di immersione era enfatizzato da precise scelte di design. Ad esempio, il volto dell'eroe protagonista non fu mai mostrato, in modo da far sentire il giocatore il vero eroe chiamato a salvare l'umanità dalla minaccia dei Covenant. In seguito, il titolo Bungie divenne uno dei brand più preziosi per Microsoft e tutt'oggi è ancora amato dai fan. Ma citando i nostri colleghi del periodo, Halo non è stato soltanto uno dei migliori giochi al lancio di Xbox, ma uno dei migliori shooter mai realizzati, capaci di trascendere il proprio genere. La leggenda di Master Chief era ufficialmente iniziata.